Lasciatemi. Federica, Federica, si sente tutto. Funge la cassa di risonanza. Intanto lasciatemi ringraziare tutti i presenti, ma anche quelli che sono magari un pochino più distanti, ma vogliono ascoltare. Io capisco che poco alla volta ci si debba liberare dalla schiavitù che è innanzitutto nella nostra testa e che qui arrende anche un cognome particolare. Se volete lo pronuncio tutto, principe. Perché qua dobbiamo cercare un pochino di convincerci che dal 1789 non si è più sudditi, ma si è cittadini. E i cittadini sono coloro che hanno, oltre che doveri, anche e soprattutto diritti, in quanto hanno dignità. La dignità di essere semplicemente, ma io aggiungo anche orgogliosamente, esseri umani che possono anche sbagliare, ma che comunque vanno rispettati. E qui in Calabria, e come in tutta la Calabria, anche a Rende, il movimento sta finalmente portando un vento di rinnovamento, di libertà, e io sono convinto. Sono convinto, avendo girato tante piazze, avendo incontrato tante persone, che il 25 di maggio questo vento ci permetterà di travolgere qualcuno che sta cercando disperatamente di opporsi, e il 25 maggio noi potremo festeggiare una nuova giornata della liberazione. Non più come il 25 aprile dalla dominazione nazifascista, ma per esempio qui a Rende dalla dominazione principesca. Bravo. E questo avverrà semplicemente perché noi lo vorremo, anzi noi stando qua già lo vogliamo. C'è tanta gente, e questo mi capita ormai in tutte le piazze, in tutte le strade, che comunque ci crede, anche se non ha immediatamente il coraggio di affacciarsi, di avvicinarsi e di crederci. Però noi siamo un'avanguardia che spazzerà via i testimoni del feudalesimo novecentesco. Se non ricordo male, il comune di Rende è stato in qualche modo conquistato da Cecchino Principe nel 1953. Qua probabilmente ben pochi erano nati quando questo comune è stato preso per la prima volta da un esponente di un partito che si richiamava alla tradizione socialista, ma che in verità ha pensato di impiantare una dinastia. E in una democrazia che sia tale, in una repubblica che abbia l'orgoglio di promuovere effettivamente uguaglianza e cittadinanza fra tutti, le dinastie non hanno diritto di cittadinanza e vanno sradicate. Anzi, oltre a sradicarle, quando sarà compito dei nostri concittadini che entreranno in consiglio comunale far luce anche sul passato, perché noi del movimento amiamo anche essere storici. Che cosa significa far luce sul passato? Significa cercare di capire cosa, per esempio, il comune di Rende abbia consentito in termini di cementificazione, magari, in dispregio delle regole e delle leggi, perché come al solito, e qua siamo tutti italiani e siamo tutti consapevoli di certi insegnamenti della nostra cultura e della nostra tradizione,
la legge per chiunque la si applica, per gli amici la si interpreta. E allora attraverso l'interpretazione della norma rende diventata tutt'altro rispetto a quella che sarebbe potuta essere, rispetto a quella che sarebbe dovuta essere, perché rende è una città che ha tantissime potenzialità, ma è anche una città che ha tantissimi problemi, problemi che verranno poi esposti da chi in qualche modo ragionerà anche di cementificazione, anche per esempio di ambiente, anche per esempio di politiche legate alla presenza sul territorio, la grande distribuzione organizzata. E non vi sembri tutto questo paradossale, perché quello che tocca ad un piccolo o grande comune è pur sempre correlato a ciò che significa Europa. E noi il 25 di maggio, cambiando i rappresentanti italiani in Parlamento europeo e non mandandoci più gente come Pirillo, come Trematerra, gente che è stata sbugiardata ieri a Report, ma gente che è stata votata qua in Calabria, maledizione! Per non parlare di Scopelliti o di Covello o di altri, perché non c'è solo Principe. Benissimo, quando noi avremo deciso di mandare al Parlamento europeo persone normali, persone semplici, ma soprattutto persone oneste, noi avremo fatto la più grande rivoluzione che questo paese attende e inizia a meritarsi, perché se arrende, pensateci, se arrende si fanno cognomi, nomi ad alta voce in una pubblica piazza con centinaia di persone, perché non siamo decine ma siamo centinaia, che hanno il coraggio di fermarsi qua e di ascoltare, questo significa che il vento sta soffiando e il 25 di maggio sarà un vento travolgente. E questo vento però lo dobbiamo far soffiare fortissimo prima che altrove, nelle nostre teste, nelle nostre coscienze ed in noi stessi, perché il vero cambiamento non può che partire da quella interiorità che ci fa liberi. Siamo noi che decidiamo di sottoporci all'egemonia, alla supremazia o, se volete, alla servitù che ci viene imposta, perché quando nasciamo non abbiamo catene. Siamo noi che decidiamo di offrire i nostri polsi e di farci ammanettare. La libertà è qualcosa che si conquista non a carissimo prezzo, perché non è necessario essere eroi, è necessario però avere quel minimo di dignità che ti permetta di farti passare davanti ad uno specchio senza la necessità di sputarti. Perché siamo calabresi tutti, chi per nascita, chi per adozione, e sappiamo che cosa la Calabria, sappiamo che cosa l'Italia meridionale, sappiamo che cosa l'Italia tutta negli ultimi decenni abbia proposto. E vi lascio con un'ultima considerazione, a me viene particolarmente naturale dato il lavoro che facevo e che vorrei tornare a fare. Rende era e probabilmente è tuttora il comune d'Italia con l'età media dei propri residenti più bassa d'Italia, perché qui si viene soprattutto per frequentare l'Università della Calabria. Ma poi, me lo spiegate che senso ha
prendersi una laurea, prendersi un titolo di perfezionamento, due specializzazioni, far due Erasmus, tre stage o qualcos'altro ancora, per poi dover andare a Lamezia e prendersi un aereo e andarsene via. Non è folle, non è irrazionale, non è assolutamente inaccettabile preparare i nostri ragazzi, farli studiare, magari farli studiare anche con sacrificio, per bene, notare che valgono, iniziano a prendere 30 in successione, iniziano ad avere i complimenti dai docenti universitari e poi essere costretti a dover andare a fare la fortuna di qualche azienda in Germania, addirittura in Polonia. Io ho scoperto di avere ex studenti che sono riusciti a trovare lavoro in Polonia. Noi prima ci permettevamo, perché eravamo razzisti e cretini, ci permettevamo di fare le battute sul terzo mondo. Manco nel terzo mondo, manco in Burundi. Ma io ho studenti che lavorano in Africa, che lavorano in Africa con retribuzioni importanti, con tenori della vita importanti e con società africane che crescono impetuosamente e che ci faranno fra qualche anno il manico dell'ombrello, perché noi come dei cretini abbiamo dato della fiducia, e la fiducia la si dà alle persone serie, a dei vermi, a dei vermi che hanno svenduto il nostro futuro. Chi ne sa di economia sa che in futuro noi siamo, a meno che il 25 di maggio e poi a seguire in tutti gli altri giorni dell'anno noi non si decida di diventare cittadini con l'elmetto, chi ne sa di economia sa che in mano a questi disgraziati noi, in nome del debito, dovremmo svenderci tutto il patrimonio pubblico, nostra madre, nostra moglie e nostra figlia, e io questo non lo voglio, e come me spero tutti quanti. Se le andassero a vendere loro le mogli, se le andassero a vendere loro i figli. Noi dobbiamo aver futuro, ma prima ancora che futuro noi dobbiamo aver presente, perché come sosteneva Mario Monicelli, la speranza, questi signori, anche Matteo Renzi, la sanno impacchettare, la sanno infiocchettare. Abbiate speranza, c'è la rabbia contro la speranza, ci sono i gufi e i rosiconi e poi dall'altra parte ci sono i cazzari, i venditori di pentole. Io non godo quando vedo qualcuno soffrire, ma so che sarà ben difficile risolvere i problemi dell'Italia in due mesi. Ve lo ricordate il pagliaccio? Febbraio, legge elettorale, marzo, riforma del mercato del lavoro, a giugno non so che faremo, fra poco ha prenotato anche Felicità a Quintali e tutti quanti vivremo nel paese di Bengodi. E poi possiamo anche aggiungere e vissero tutti quanti contenti e felici. Ora io son veramente stanco di star a confrontarmi con persone che hanno il prosciutto negli occhi, perché non è possibile, non è umanamente possibile, sempre che si sia intelligenti, creder alle fregnacce, creder alle panzane. Voi vi ricordate Letta? Concludo con quest'ultimo spunto di riflessione. Letta, un disgraziatissimo se volete, ma un pochino più dignitoso rispetto a quello che è venuto dopo, Letta propose 14 euro e sembrava una rivoluzione. È arrivato lui, 80 euro. Ma scusate un attimo, ma se io vi dessi la tredicesima ad aprile per poi non darvela a dicembre, non vi avrei preso per il culo? Voi ve la ricordate l'altra barzelletta? Venghino signori, venghino! Qualcuno sa quante auto blu sono state vendute e quante state incassate? E allora, non devo far battute, questa è verità.
Voi volendo potete verificare tutto. Da un lato c'è la coerenza, c'è la credibilità, noi dicevamo né con gli uni né con gli altri, e questo abbiamo fatto. E chi aveva qualche tentennamento, fuori, perché il movimento è una cosa seria nella misura in cui si conserva fedele ai suoi principi. Io non voglio sedere al tavolo con chi mi inizia a fare le questioni, no, ma bisogna parlamentarizzare. Ma che significa parlamentarizzare? No, bisogna che tu chieda A, perché in realtà vuoi ottenere B, però non te lo posso dare subito, allora bisognerà far credere agli altri che tu, avendo chiesto A, non sia stato accontentato, perché altrimenti mediaticamente tu ci fai la figura di quello che ottiene ragione. Ma io ne ho le palle piene di una politica che ragiona in questo modo, perché questa è ipocrisia, questa è finzione, questi sono mercenari e sono professionisti del mendacio, cioè della falsità. Io adesso vi lascio ai ragazzi che hanno molta più verve di me, che sono molto più validi del sottoscritto. Ma per dindirindina, lasciatemelo ripetere. Qui io voglio gente intelligente e che ragiona con la sua testa. Ragionare con la propria testa significa che in 30 secondi già si è sciolto il dilemma. Perché da un lato c'è chi, quando è stato, ha detto restituiremo quello che ci verrà dato in più. E questo abbiamo fatto, e ancora ieri mattina noi abbiamo restituito 5.400.000 euro. Quando quei manigoldi inizieranno a far qualcosa del genere, quando rinunceranno e restituiranno tutti i rimborsi elettorali, si possono svendere il patrimonio immobiliare del PD, perché un artigiano deve avere la cartolina di Equitalia e deve farsi pignorare la casa, e questi bastardi no, perché Sorgenia con De Benedetti può permettersi il lusso di non onorare un prestito con le banche, e per 1.900.000.000 di euro non l'ha onorato. E a De Benedetti non succede niente, perché la legge non è uguale per tutti. Allora, 3 secondi, non c'è proprio da ragionare, anche un bambino piccolo lo capisce. Da un lato c'è l'onestà e sappiamo dove sta, dall'altro lato ci sono le parole. Signori, sta a noi cambiare, cambiamo! Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mi chiamo Laura Ferrara, sono candidata con il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni europee. Molti di voi già mi conoscono, basta che poi mi emoziono. Allora, vi diceva già Nicola, abbiamo un'opportunità. Siamo a pochi giorni dalle elezioni e abbiamo un'alternativa. Un'alternativa vera, che è quella di votare per il Movimento 5 Stelle. O ci continuiamo a lamentare, trincerandoci dietro un televisore, dietro lo schermo di un televisore, dietro un giornale, sperando che arrivino i partiti politici a mostrare un po' più di coerenza, a prendere delle decisioni più aderenti ai nostri diritti, ai nostri interessi, a tutelarci, a rappresentarci all'interno delle istituzioni. Oppure l'alternativa è il Movimento 5 Stelle. E perché il Movimento 5 Stelle è l'unica alternativa? Ve ne ha parlato prima Nicola, perché il Movimento 5 Stelle si basa su dei principi, su pochi principi, validi, granitici, che dovrebbero essere alla base di ogni società civile. Principi di buon senso. Parliamo di trasparenza, di coerenza, di onestà, di partecipazione, di collaborazione. Non sono dei principi rivoluzionari. Ripeto, sono dei principi che dovrebbero essere alla base della società civile e che di fatto ad oggi si ritrovano ad essere completamente stravolti. Ci ritroviamo con un nuovo modello di normalità, un nuovo modello di onestà che ci vogliono imporre.
Abbiamo candidati per le prossime elezioni europee persone che hanno riportato condanne, che hanno procedimenti penali in corso, persone che allo stesso tempo in cui rassegnavano le proprie dimissioni per aver riportato una condanna in primo grado a 6 anni per falso in bilancio, per abuso d'ufficio, si ritrovano contestualmente a dichiarare la propria candidatura per le elezioni europee e noi rimaniamo assuefatti, noi rimaniamo quasi indifferenti. Allora la nostra rivoluzione qual è? Quella di riportare i valori reali, i valori veri, l'onestà. Noi, in tutti i candidati che hanno dato la propria disponibilità con il Movimento 5 Stelle, presentavano un casellario giudiziario, un casellario di carichi pendenti nullo, il che significa non aver riportato condanne, non avere procedimenti penali in corso. Questo coincide con la normalità che dovrebbe essere alla base del fare politica. E allora la nostra cosa deve essere una rivoluzione culturale. Dobbiamo cominciare ad informarci, ad essere più curiosi. Dobbiamo cominciare a confrontarci, a dialogare, a discutere, a scendere nelle piazze come stiamo facendo oggi, perché dal dialogo e dal confronto si cresce, ognuno mette al servizio degli altri le proprie competenze, le competenze maturate con gli studi, con il percorso di vita, col percorso professionale, con le proprie passioni, le mette al servizio degli altri, in questo modo si crea una fitta rete di informazioni, si accresce il nostro livello di cultura. E perché la nostra rivoluzione deve essere prima di tutto culturale? Perché finora ci hanno mantenuto nell'ignoranza, ci hanno sottaciuto molte notizie, le hanno travisate. È un popolo che rimane nell'ignoranza, è un popolo che è più facilmente strumentalizzabile, è un popolo che può essere soggiogato. E allora noi per questo parliamo di rivoluzione culturale e soprattutto di partecipazione attiva. Il Movimento 5 Stelle, qual è la novità che porta avanti? La democrazia partecipativa, la democrazia diretta. Cioè mira al porre al centro del fare politica il cittadino in prima persona, mira a elidere il discorso della rappresentanza, il discorso della delega, perché ad oggi ciò che possiamo dire con certezza, senza timore di smentita, è il completo fallimento del sistema partitico. Persone che erano chiamate a rappresentarci all'interno delle istituzioni e che non hanno fatto altro che curare i propri personali interessi, i propri interessi strettamente individualistici. Se ad oggi ci troviamo in una situazione di crisi, se oggi parliamo di crisi occupazionale, di emergenza, non è anche in parte per colpa nostra, perché siamo rimasti inerti. Perché quando avevamo la possibilità di andare a votare, votare con coscienza e con consapevolezza e con libertà, siamo rimasti soggiogati al voto di scambio, al sistema clientelare, al voto dato nella speranza di ottenere un qualcosa, un beneficio. E invece noi dobbiamo elidere questo sistema clientelare, dobbiamo risvegliarci, dobbiamo capire l'importanza del voto, perché con il voto noi andiamo a conferire una fiducia nei confronti di una persona che andrà a rappresentarci all'interno di un'istituzione. E allora questi sono i principi su cui si basa il Movimento 5 Stelle, questo è il nostro modus operandi, questo è ciò che abbiamo fatto fino ad oggi all'interno del nostro Parlamento, grazie ai nostri portavoce alla Camera e al Senato. Perché parliamo di portavoce e non di onorevoli, di senatori, di deputati? Non è una scelta puramente terminologica, è perché noi crediamo fermamente che chi entra all'interno delle istituzioni porti all'interno delle stesse la voce dei cittadini, e questo si può fare perché vi è una comunicazione bidirezionale. Noi li rendiamo edotti di ciò che avviene sul territorio, denunciamo costantemente le problematiche del territorio e loro le fanno valere all'interno delle istituzioni, presentando interrogazioni parlamentari, presentando proposte di legge che sono il frutto del volere della maggioranza dei cittadini che intendono partecipare sulla rete. E un esempio lo abbiamo visto con la legge elettorale, non è il frutto del volere del singolo deputato, ma abbiamo partecipato tutti, proprio alla stesura, al processo decisionale, ognuno presentava degli emendamenti, poteva confrontarsi, e alla fine il disegno di legge che è stato presentato è stato il frutto del volere dei cittadini. Questa è la nostra rivoluzione e questo è ciò che ci piacerebbe fare anche all'interno del Parlamento europeo, perché ad oggi oramai parlare di Europa equivale a parlare di euro. Non si ha consapevolezza di ciò che accade all'interno dell'Europa, dell'importanza dello stare in Europa, dell'importanza di conoscere i nostri europarlamentari, di conoscere il loro operato, di conoscere cosa abbiano fatto finora e cosa intendono andare a fare.
Ad oggi si continua a parlare soltanto di riforme, di più Europa, in maniera vacua, generica, ma poi non si capisce cosa intendano andare a riformare, cosa intendano più Europa. Più Europa equivale a più di quanto si è nella situazione attuale? Cioè, se già il modello attuale non coincide con il modello di Europa, che era quello voluto dai suoi padri fondatori, ovvero un'unione di popoli, una collaborazione, una cooperazione, ed equivale invece ad una competizione sfrenata, ad una lotta per la sopravvivenza, ad una spaccatura tra paesi del nord Europa e paesi del sud Europa, parlare di più Europa cosa significa? Significa far morire l'Europa, significa privare, svilire di ogni senso il concetto di Unione Europea. E allora noi siamo molto più europeisti di quanti si proclamino tali. Noi siamo per un'Europa che coincide con quell'unione voluta dai suoi padri fondatori, e ce lo dimostriamo con il programma, non a parole. Abbiamo un programma, 7 punti, il primo dei quali mira ad abolire il Fiscal Compact. Fiscal Compact che è un trattato internazionale che è stato firmato, come tanti altri, a nostra insaputa. C'è un trattato sull'Unione Europea che prevede, all'articolo 10, che i cittadini dovrebbero essere informati, dovrebbero essere resi partecipi del processo decisionale che avviene all'interno dell'Unione Europea, e di fatto invece non vengono mai coinvolti, non sono stati mai coinvolti. È un esempio per tutti, e con il trattato sul Fiscal Compact, ma anche con l'euro, abbiamo abdicato alla nostra sovranità monetaria senza che ci venisse chiesto alcunché, senza che venissimo resi edotti sui benefici e sui rischi derivanti da una permanenza dall'euro o sulla fuoriuscita dall'euro. E allora noi dobbiamo riconquistare la nostra capacità decisionale, e andiamo in Europa per abolire il Fiscal Compact, per rinegoziare dei trattati che sono stati firmati da quelle stesse persone che poi ipocritamente si trincerano dietro frasi del tipo "ce lo chiede l'Europa", quasi fosse un'entità astratta che ci impone delle decisioni. Quasi a non volersi prendere, anzi togliamo il quasi, senza volersi prendere la responsabilità di dire siamo stati noi a firmare questo trattato che ad oggi mette in ginocchio il nostro paese. E allora noi dobbiamo acquisire una maggiore consapevolezza prima che questi trattati vengano firmati, prima che i regolamenti e le direttive che vanno a condizionare la legislazione del nostro paese vengano approvati. Dobbiamo essere resi partecipi già nella fase del processo decisionale, non ex post, a cose fatte, quando ci rendiamo conto poi di ciò che abbiamo firmato, di ciò che hanno firmato, quando cominciamo a subirne gli effetti. E allora le nostre proposte sono di abolire il Fiscal Compact, così come di adottare gli Eurobond, in modo da mettere in comune non soltanto una moneta, ma anche il debito pubblico. Ci sarebbe un'agenzia che verrebbe ad erogare dei titoli obbligazionari che verrebbero essere garantiti da tutti i paesi europei in base alla propria economia. Queste sono delle proposte per rimanere in Europa, queste sono delle proposte per parlare in Europa in termini di collaborazione e di cooperazione tra i paesi. E qualora non dovessimo riuscirci, la proposta è di ricorrere a un referendum per lasciare ai cittadini la capacità decisionale se rimanere o fuoriuscire dall'euro. E sul referendum ci sono state diverse polemiche in merito al fatto che non sia previsto dalla Costituzione. Ebbene, è vero, la Costituzione prevede soltanto dei referendum abrogativi e prevede che per le leggi di ratifica dei trattati internazionali un referendum non possa essere indetto. Così come è vero che esiste un precedente, ovvero una legge, la legge 2 dell'89, una legge costituzionale, con la quale è stato indetto un referendum consultivo proprio per la stesura della Costituzione europea. E allora potremmo avvalerci di questo precedente e potremmo operare nello stesso modo, in modo da indire un referendum consultivo. E a quel punto non si potrà non tenere conto del volere dei cittadini, non si potranno continuare ad ignorare. E il referendum cosa presuppone? Il referendum presuppone sempre quell'informazione su una tematica così delicata, così complessa, che però è la sola che permetterebbe ad ogni cittadino di poter esprimere una propria scelta in maniera libera e consapevole. Perché ci fanno credere di non essere in grado di esprimerci su determinate tematiche, di dover delegare a tecnici, a persone più competenti, ma le competenze si maturano, e si maturano con l'informazione. Quindi si ritorna sempre allo stesso punto. E ancora, ulteriori proposte. Puntare
tagliare sui prodotti interni. C'è un punto del nostro programma che mira a favorire i finanziamenti per i prodotti interni, per il consumo di prodotti interni. Ad oggi l'Italia continua a importare prodotti che essa stessa produce e l'Italia è costituita per gran parte da terre rurali. Noi potremmo rilanciare la nostra economia partendo proprio dall'agricoltura e sappiamo che, poi ve ne parlerà immagino più diffusamente Paolo che nella Commissione Agricoltura, noi sappiamo che restituiamo per più del 60% i fondi comunitari all'Unione Europea perché non abbiamo la capacità a livello governativo e soprattutto regionale di tradurli in programmi operativi. O quando anche vengono tradotti in programmi operativi prevedono procedure talmente farraginose, dei tempi così lunghi, dei costi da sopportare così alti che il piccolo imprenditore, l'agricoltore è scoraggiato e rinuncia a questi finanziamenti. Finanziamenti per i quali l'Italia paga una quota all'Unione Europea, non sono dei privilegi che vengono elargiti. L'Italia paga una quota all'Unione Europea che viene corrisposta poi in maniera decurtata con questi fondi e noi cosa facciamo? Nuovamente li restituiamo indietro senza usufruirne. E l'Italia è stata commissariata dall'Unione Europea proprio per il mancato utilizzo dei fondi. E allora noi il 25 maggio abbiamo una grande opportunità. E l'opportunità sta innanzitutto nell'andare a votare, perché l'astensionismo non fa altro che procrastinare questo status quo. Non potremo più lamentarci, abbiamo un'opportunità che è quella di essere presenti all'interno delle urne, perché durante le elezioni europee vanno a votare circa la metà degli aventi diritto. E lo ribadisco questo perché non si ha la consapevolezza dell'importanza delle politiche che vengono intraprese lì in sede europea. È da lì che si comincia a decidere, a stabilire il futuro nostro, il nostro presente, il futuro nostro e dei nostri figli. È per questo che è importante andare a votare e votare per il Movimento 5 Stelle, che è l'unica alternativa. Votando per il Movimento 5 Stelle ognuno vota per se stesso. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Dalia Nesci, una vostra portavoce dentro il Parlamento italiano, alla Camera dei Deputati. E diciamoci la verità, perché? Perché è nato il Movimento 5 Stelle? Perché non vogliamo più accontentarci della logica del meno peggio. È vero, noi nasciamo dal fallimento di questi partiti, di questo sistema dei partiti. Ebbene, abbiamo portato lì dentro le istituzioni, persone oneste, così come i nostri candidati alle europee, anche noi eletti. Siamo sconosciuti a tutte le procure d'Italia e per noi questo è un vanto, perché è da qui che bisogna partire. Però abbiamo portato dentro anche altri valori, come per esempio la coerenza. La coerenza nell'aver promesso delle cose in campagna elettorale e averle rispettate, perché non era mai successo nella storia.